Una giornata importante quella di oggi per la città di Chieti, l'annuncio dell'amministrazione comunale dell'apertura del tunnel pedonale che collega la zona di via Gran Sasso alla parte alta della città di Largo Barbella. Una giornata dunque importante con questo tunnel pedonale per il primo tratto e poi che permetterà ai cittadini e ai turisti di salire nella zona alta del centro con degli ascensori, che riaprirà tra qualche giorno, lo hanno detto il sindaco Diego Ferrara e l'assessore Rispoli. E con grande soddisfazione riusciamo a portare a compimento quest'opera iniziata nel 2010 e che stava rimanendo una cattedrale chiusa nel deserto. Abbiamo fatto degli sforzi immani, sia di tipo burocratico che economico, per portare a termine il compimento di quest'opera, che sgraverà tantissimo la mobilità a Chieti, oltre a tanti altri progetti che abbiamo. Da oggi, per i prossimi giorni, la Teatro dei Servizi, che gestirà l'impianto del tunnel, sarà insieme a OREM per fare tutti quanti gli ultimi corsi di aggiornamento per quanto riguarda il dipendente e per poi rimettere in funzione e ridare alla città quest'opera importantissima alla città. Arriverà a pieno regime, speriamo, nei primi giorni di febbraio. Quindi, secondo me, nella metà di febbraio questa opera importantissima sarà fruibile per la città. Di fatto, con questa opera andiamo a risolvere in parte il problema della mobilità con l'accessibilità all'interno della città stessa, con parcheggi e collegamento all'interno del centro storico.